come definire Malavica? È un thriller vulcanico? Allora, buonasera a tutti, innanzitutto grazie di essere intervenuti. E, questo libro, molti si chiedono il genere. In effetti, questo romanzo, ma anche come i miei precedenti, sfugge alla definizione di un genere preciso. E dicono che la mia scrittura non ha una vera identità, è trasversale, per usare una parola che può definirlo. E la base di Malavica, di questo romanzo, è un thriller. Essenzialmente la tecnica di scrittura è quella del thriller, però abbraccia anche altri generi come il giallo, il noir, l'avventura, l'amore. Cioè, è un thriller contemporaneo, come viene definito attualmente, è un genere che racchiude più generi, dove il thriller è il fondamento. Thriller cosa significa? Palpitazione in inglese, no? Cioè, quindi c'è suspense, c'è quello che non ti aspetti, le sorprese, quindi inteso in questo genere. Ma quindi anche la trave portante, no, diciamo, di questo romanzo, attorno a cui poi ruota questo intrigo internazionale, il mistero, è nera, anche la trama, voglio sì, dire. Anche come la lava, il vulcano, è un thriller vulcanico, perché il titolo stesso, Malavica, mi faccio una domanda e mi rispondo. Io ti avrei fatto questa domanda, ma puoi farla adesso. Malavica, da cosa viene fuori, insomma? Sì, Malavica è un neologismo, è una parola che non esiste. Beh, questo l'avevamo capito, insomma, altrimenti l'avremmo più o meno. Non è un'imprecazione, comunque, Malavica, non è un'imprecazione. Che te venisse una Malavica, no? No, non è. Malavica è inteso come Malavica, quindi mamma lava. Noi veniamo dalla lava, dall'Etna, quindi il romanzo, essendo ambientato a Catania, sull'Etna, nella costa ionica, ma anche in altre parti del mondo, quindi mi piaceva sposare questa assonanza, no? Madre lava, però anche malla lavica, cioè male di lava, no? Nel senso che ogni, come qualsiasi altra cosa, c'è il rovescio della medaglia, no? Ma scusa, il male nel senso negativo oppure come il mal d'Africa, cioè dire la nostalgia, eh? Tutte e due cose, direi, perché il protagonista del romanzo vive di questa nostalgia, è un ritorno, lui da Milano torna a Catania dopo tanti anni e c'è questo mal d'Africa, malavica, e quindi è inteso in questo senso. Quindi un noir, abbiamo capito, è un thriller al tempo stesso, pieno di suspense, colpi di scena. Molti degli episodi si svolgono a Catania, fra i palazzi barocchi della nostra città, ma non solo ovviamente, no? E poi abbiamo chiese, gli interni di chiese, reliquie medievali, personaggi che vanno alla ricerca di una reliquia in particolare, o poi ne parleremo, ma una serie di enigmi anche per ritrovarla, insomma, e poi tra il bene e il male si nascondono misteri oscuri.